Bella ragazzi, dopo tantissimi messaggi, coach, ci fai vedere tutta la tua integrazione? Eccomi qui, ve la faccio vedere ogni singolo integratore che prendo per ogni singola fascia oraria. Già sai, iscriviti al canale, metti like e adesso vediamo tutto insieme. Iniziando la mattina a digiuno, quindi prendo principalmente questi qui. Due compresse di coenzima Q10. Cosa fa? Un potente antiossidante e ha tantissimi benefici, soprattutto per quanto riguarda la respirazione cellulare, quindi è una cosa fondamentale. I probiotici, curare la salute della flora batterica intestinale è importante. Prendo il tè verde, che ha soprattutto un ottimo effetto anche antiossidante. Selenio, stessa cosa, proprietà antiossidanti, quindi apporta tantissimi benefici. La bromelina, che ha un effetto antinfiammatorio e antidiuretico. Qui abbiamo il cromo picolinato, che migliora direttamente la sensibilità insulinica, e 5 g di glutamina. Quindi io qui a digiuno mi concentro soprattutto nell'assumere integratori che migliorano la mia flora batterica intestinale e il sistema immunitario. Sono maggiormente questi qui. Poi, se mi alleno a digiuno oppure faccio il cardio, inserisco la carnitina e un termogenico, ma questa integrazione qui non la mantengo tutto l'anno, ma solo in alcuni periodi. Adesso vediamo gli integratori che assumo dopo la colazione, che sono questi. Abbiamo le proteine in polvere isolate, queste Aureo sono favolose, però ve lo anticipo già, non prendo le proteine in polvere ogni singolo giorno, soprattutto a colazione, quindi me la tengo come un jolly, soprattutto se non ho tempo, non ho tanta fame. Cerco di prendere le proteine in polvere, altrimenti mangio uno yogurt o le uova. Insieme al primo pasto, quindi la colazione, due capsule di multivitaminico, fondamentale soprattutto per noi che facciamo una dieta e ci alleniamo, abbiamo un fabbisogno maggiore di questi micronutrienti. Il cromo picolinato, che per me è fondamentale, soprattutto per mantenere la sensibilità insulinica sempre stabile. Poi abbiamo l'Immuno Plus, questo è un ottimo integratore composto da principalmente tre ingredienti che incidono direttamente sul sistema immunitario, che soprattutto ora in questo periodo invernale è un po' messo a dura prova. E poi il burro di arachidi, che ovviamente non è che devi per forza inserirlo a colazione, ma me lo tengo come un'opzione di grassi buoni da inserire o a colazione o spuntino, eccetera eccetera. E adesso vediamo cosa prendo soprattutto durante il pre-workout. E qui abbiamo già pre, durante e post workout. Quindi prima dell'allenamento un pre-workout, però vi consiglio, se già prendete un termogenico o qualche stimolante con la caffeina, non mischiate con il pre-workout. Il pre-workout io non lo prendo tutto l'anno, sempre comunque, chi mi segue già sa il perché. Quindi cerco di inserire il pre-workout nei periodi dove sento il bisogno di spingere un po' di più e sono leggermente scarico. Pre-workout. Durante l'allenamento, quindi intra-workout, faccio 10 g di aminoacidi essenziali con un misurino di magnesio e 10 g di glutamina. Tutto questo in 1,5-2 litri d'acqua da sorseggiare durante l'allenamento. Post-workout. Io particolarmente post workout preferisco mangiare, però in alcune circostanze mi ritrovo dove non ho tempo o modo di fare un pasto, quindi inserisco uno di questi due, o le proteine isolate in polvere oppure il nitro pure, dove 5 compresse equivalgono a 25 g di proteine. Ma ve lo ripeto, raramente faccio questo post workout. Adesso vediamo come sarebbe un mio classico pranzo. Prima ho fatto pranzo così, perché ovviamente questo non è il mio pranzo, è solo l'integrazione che assumo dopo pranzo. Questo è l'Article Pure. Pure, visto l'accento francese? Sì, sì, sei francese. L'Article Pure, così grezzo. Molto, molto importante, soprattutto per chi, come me, soffre di problemi articolari e tendini, quindi classico dolore, spalla, ginocchio, polso, gomito, tutto l'Article Pure. Il vantaggio è che questo è in polvere, gusto limone, quindi spesso ci metto con un mezzo litro d'acqua frizzante, mezzo limone, due misurini di questi, e durante il pranzo sorseggio il mio aperitivo, dove ci affianco l'alfa acido lipoico, che ha un effetto antiossidante e non solo, soprattutto sulla sensibilità insulinica, l'Emetor Pure, sempre della Tsunami, che incide direttamente sulla sintesi proteica, questo è un ottimo integratore. Poi la creatina, che lo sai già, l'integratore più studiato e ricercato, quindi non devo per forza presentarvela, però l'assumo sempre ogni giorno con un pasto contenente i carboidrati. Una piccola parentesi,
Coach, devo per forza prendere tutti questi integratori? Assolutamente no. Qui vedi il massimo dell'integrazione di una persona avanzata che ha la possibilità e la disponibilità di acquistare e avere tutti questi integratori. Tu, persona principiante o con un budget limitato, non devi assolutamente prendere e avere tutti questi integratori. Coach, allora perché me lo stai facendo vedere? Semplicemente perché anch'io da principiante, anni e anni fa, mi piaceva tanto vedere i professionisti e gli atleti avanzati tutta l'integrazione che prendevano, anche per cercare di capire. Così magari vedendo questo video riesci a selezionare, a scegliere integratori che ti possono servire e scartare quelli che possono essere dispensabili. Quindi mi raccomando, quando vedi questo video cerca di interpretarlo bene. Non devi per forza spendere 300-400 euro di integratori per avere dei risultati, ma ti servono quelli semplici. Quelli semplici sono creatina, proteine in polvere per una questione di praticità, e poi potresti aggiungere aminoacidi essenziali o multivitaminico. Questo è, con un budget di 50-60 euro riesci ad acquistare questi. Giancarlo, sono un commento sotto a questo video, ma la creatina fa perdere i capelli? Se guardano a me e a te sicuramente sì. Non fa perdere i capelli, no. No, e ora andiamo nell'ultima parte della mia giornata dove assumo gli ultimi integratori per poi andare a dormire. E qui ci ritroviamo già dal pomeriggio sera, quindi dopo le 18, inizio a prendere degli integratori che vanno un po' a stabilizzare i livelli di cortisolo e ormoni dello stress. Noi, diciamo, in questa fascia oraria vogliamo un po' rilassare il nostro corpo per poi riuscire a dormire e a riposare bene e a crescere e diventare delle bestie, perché ovviamente i muscoli crescono a riposo. Vitamina C io la prendo particolarmente dopo le 18, tra 2 e 3 grammi, però l'ideale sarebbe spalmare durante la giornata. Alfa acido lipoico già preso prima, quindi cerco di mantenere tra 400 e 600 mg spalmati durante il giorno. Poi abbiamo il PS Plus, che è la fosfatidilserina, che incide direttamente sui livelli di cortisolo, quindi ormone dello stress, già inizia a rilassarti un pochettino in più. E poi la vitamina B, fondamentale soprattutto per la sintesi proteica. E poi qui andiamo a toccare tutti gli integratori che hanno bene o male lo stesso ruolo della fosfatidilserina, quindi l'ansioforte che ha l'ashwagandha, la melatonina all'interno, la melatonina e il same, che è uno degli antiossidanti più potenti e forti che abbiamo oggi a livello di integrazione alimentare. Noi qui prepariamo il nostro corpo per avere un sonno riparatorio realmente efficace. Ragazzi, bene o male vi ho fatto vedere un po' tutta la mia integrazione. Poi un'altra cosa, alcuni integratori vanno periodizzati, incastrati a seconda dei periodi. Non è che hai tutta questa integrazione, l'assumi sempre tutto l'anno, comunque, però inserisci uno, togli l'altro, togli un altro, inserisci un altro, te la giochi così. La cosa importante è sapere ciò che si fa con la consapevolezza di ok, assumo questo per questo effetto, mi aspetto questo, e non semplicemente fare una cozzaglia di roba. Sì, accozzaglia si può dire? Sì, sì. Ma è italiano? Accozzaglia, sì. Accozzaglia, cioè io se cerco sul dizionario accozzaglia... Ci sono io che dico accozzaglia. Accozzaglia, che dice una cozzaglia di cose? Sì. Vabbè, mi fido. E quindi non fare semplicemente una accozzaglia, detto da Mirko, di cose, ma fare tutto con un motivo ben preciso. Spero vi sia piaciuto questo video. Qualsiasi dubbio riguardo l'integrazione lascia qui nei commenti, così magari in un altro video facciamo una raccolta di tutti i commenti e ve li rispondo direttamente con un bel video. Ciao!